Sarà più la nostra entrata. Allora io me la immaginerei tipo con un corridoietto che porta poi alla cucina. In realtà tipo ne ho fatta una simile ancora quando avevo un altro profilo. Comunque questo potrebbe essere il corridoietto che porta poi alla cucina, quindi ci spostiamo. Ci facciamo tipo una specie di cucina magari, qua ci facciamo una piccola sala da pranzo che l'aggiungiamo, vediamo, qua potremmo fare un corridoietto lungo così, ok, e qua ci facciamo la sala da pranzo. Sala da pranzo, vediamo. Qua ci facciamo un piccolo bagno. Direi di farlo così. Un po' più comodo. Ok. Io direi che il primo piano potrebbe essere concluso. Poi magari di sopra ci facciamo le stanze da letto. Non so se comunque debba mettere. Io debba mettere comunque delle scale, ma mi sa di sì. Diciamo che le mettiamo qua, visto che comunque la cucina sarà abbastanza grande lo stesso. Stavo pensando che sarebbe bello vedere la cucina finché si entra dal corridoio, quindi magari le scale le mettiamo qua, solo che qua poi ci sarebbe la porta per andare in sala da pranzo. È un problema perché a meno che non passiamo sotto le scale non è proprio il top, quindi magari togliamo questa modalità e vediamo un attimo dove stanno meglio. Se non mi è venuto in mente una cosa, che hanno aggiunto le scale, hanno aggiunto una modalità di cambiare diciamo un po' la forma delle scale, già che non siano più solamente dritte ma possono cambiare. Oh, queste sono molto carine nella casa che mi immagino io. Non ci sono tanti colori, però possiamo farle così. Vabbè, sì, possiamo farle così. Pensando una cosa del genere, però me la immaginavo un po' più così. Dai, ok, volevo cambiare un po' la forma, però non mi piace tanto, anche così non è male. Effettivamente, cioè, se pensate che poi qua ci mettiamo una porta,
ci facciamo un mini balconcino, perché no? Sarebbe male una piccola terrazza per quando piove, così ci starebbe, quindi quasi quasi ci faccio la terrazza, quindi la lascio così. Io direi che comunque la casa è pronta, poi il tetto lo faccio dopo averla arredata, perché così vedo cosa ci sta meglio, però devo dire che non è male, lo so, non sono mai super stupende le mie case, però devo dire che mi sono impegnata. Of life, se non mi ricordo male, che aggiunge alcune funzionalità che poi comunque vi farò vedere una volta finita tutta la casa, quando inizierò comunque a giocare con i Sims. Ringrazio comunque la mia spettatrice numero uno, che mi fa sempre un sacco piacere trovare i suoi commenti sotto i miei video, e ci vediamo sempre a parlare di un sacco di cose, quindi mi fa un sacco piacere. Quasi quasi.
l'unica cosa che potrei fare, se no sarebbe fare registrare prima io che gioco e poi successivamente registrarmi finché vi dico che cosa sto facendo in quel momento, ma non è proprio live la cosa, ecco, e non so quanto sia fattibile nell'ambito di gioco, cioè finché si crea un sim o si costruisce.